Buonasera a tutti, ben ritrovati dallo chef Barbieri Matteo dell'albergo ristorante Pozzi a Bellaria Giamarina vicino a Rimini. Per continuare la nostra rubrica Chef a casa tua, oggi presenteremo gnocchi di patate fatti in casa. Gli ingredienti sono, in questo caso per 5 persone, 350 g di patate bollite, fatte raffreddare e schiacciate, un pizzico di sale marino della salina di Cervia, noce moscata, farina di tipo 00 e un uovo di gallina. Per le patate, per schiacciare le patate, noi in Romagna usiamo lo schiacciapassatelli. Allora, per la preparazione dello gnocco, dopo aver schiacciato le patate, infariniamo leggermente sotto il nostro tagliere. Andiamo a riporre le patate raffreddate e schiacciate. Metto la farina sotto perché così mi aiuta a non far attaccare troppo il composto. Rimettiamo l'uovo, verificare prima sempre l'apertura dell'uovo com'è all'uscita, molto bene, magari lo mettiamo un po' nel mezzo, sale, un pizzico quanto basta, e noce moscata. Questo risalta molto lo gnocco. Completiamo con la farina. Io consiglio di aggiungerla un po' alla volta la farina, perché la patata potrebbe avere un pochettino più di acqua del dovuto e potrebbe presentare un impasto più bagnato. Cominciamo a impastare molto energicamente, uniamo la farina e le patate. Man mano che impastate, il composto prende forma, una bella forma compatta. Raccogliamo bene tutto dal tagliere. Ecco, una volta raggiunto la compostezza dell'impasto, questo è il risultato finale. Eccolo qua, questo è l'impasto per gli gnocchi. Rispetto alla pasta all'uovo, lo gnocco non ha bisogno di riposare, anzi, facendolo riposare è possibile che l'impasto diventi più umido. Lo tagliamo a striscette con l'aiuto di una paletta e dopo aver infarinato il nostro tagliere, incominciamo a creare delle visce. Ecco qua un'altra biscia. Fino alla fine della preparazione, fino alla fine dell'impasto. Una volta steso l'impasto in questa maniera, con l'aiuto di un po' di farina, ci aiutiamo sopra le bicioline, con la nostra paletta o il nostro coltello andiamo a tagliare. Più li facciamo piccoli e dallo gnocco prenderanno nome di chicca di patata. Più li facciamo grandi e possiamo creare con il gioco di una forchetta, farli diventare gnocchi zigrinati. Allora, dalla stessa bisciolina, come dicevo prima, si può fare la chicca di patata piccolina piccolina, oppure lo gnocco zigrinato. Si prende il retro di una forchetta, lo si passa e voilà. Eccoci qua. Il gnocchetto di tradizione in Romagna si consuma al pomodoro o al ragù. Io lo trovo veramente gustoso con un buon sugo di pomodorini nostrani e vongole nostrane. Si sposano in una maniera fantastica, sono veramente un ottimo connubio. Ecco qui gli gnocchi pronti, finiti, pronti per essere messi in pentola e gustati con un sugo buonissimo. Detto ciò, vi ringrazio tutti per essere sempre così numerosi e per seguirci. Per rivedere tutte le ricette che abbiamo preparato finora, potete seguirci su Instagram, chef-a casa tua. Un ringraziamento a tutti e a presto alla prossima ricetta.